Allora, intanto lasciatemi introdurre gli ospiti. Abbiamo Michele Masiero, Gianni Bono, Graziano Friani, Alfredo Castelli che ci raggiunge tra breve, e Luca Vezzalio che al solito fa da moderatore. Io, Luca, presenze costanti. Allora, Luca, di che cosa parliamo adesso? In questa occasione parliamo dell'uscita di un'opera davvero importante e ponderosa, e abbiamo la fortuna di avere qua l'autore che si è occupato di questa edizione. È un volume che è appena fresco di stampa, è arrivato al nostro stand in questi giorni e che ha sorpreso tutti noi una volta concretizzatosi, sia per la mole che per la ricchezza, per la qualità straordinaria del lavoro e dei documenti che contiene e che presenta. Siamo davvero contenti di avere qua Gianni che ci può raccontare un po' del percorso che ha fatto per mettere insieme questo volume intitolato I Bonelli e che ripercorre l'intera storia della nostra casa editrice in una maniera approfondita come mai è accaduto prima. Senz'altro mi piacerebbe sapere com'è stata la partenza di questo viaggio, cioè com'è nata l'idea di portare su carta, di raccontare questa avventura editoriale straordinaria che è quella di Sergio Bonelli Editore. Beh, è nata dalla mia passione di raccontare di persone e non di personaggi, di persone che io ho conosciuto o di persone che mi hanno raccontato di altre persone. Io ho conosciuto delle persone straordinarie che sono la famiglia Bonelli, che con coraggio, costanza e determinazione hanno costruito quella che oggi è una realtà editoriale di fama internazionale. E tutto è nato per una grande volontà e per un grande atto d'amore. Facciamo un piccolo passo indietro e vediamo dov'è l'amore. L'amore nasce in una balera a Milano negli anni 20, quando un giovane aiutante ventenne, Gino, per gli amici Bonelli, incontra una bellissima 17enne Tea e nasce l'amore a prima vista. Sono su questa sala da ballo, stanno ballando e quest'uomo rude si scioglie davanti a questa donna e per lei scrive delle poesie. Scrive delle poesie perché a lui piace scrivere, in realtà fa tutt'altro mestiere e Tea lo convince a cimentarsi con gli editori. E dopo un po', finalmente, Bonelli trova lavoro alla Vecchi e trova anche tantissime persone con le quali inizia un'avventura infinita. Questa avventura infinita in realtà finisce perché il giornale Audace, pur passato di mano da Vecchi a Mondadori, un'altra volta Vecchi, non riesce a vendere copie e chiude. E allora Bonelli, nonostante tutti dicano di no, fa un mestiere che non conosce, fa l'editore. Non si rende neanche conto di quello che sta facendo, perché in quel momento Bonelli è lo sceneggiatore più importante sul mercato. Tutti gli chiedono storie, lui che inizialmente ha pubblicato tanto senza firmare queste storie, invece ne firma tantissime anche quelle non sue. Perché in quel periodo il materiale inglese non può essere dichiarato, per cui molte storie inglesi appaiono come firmate da Gino Bonelli, che lui non ha fatto nulla se non riscrivere e adattare i dialoghi. Stavo dicendo, il giornale chiude e Bonelli con un amico importante che era Dante Daini. Dante Daini è un marketing ante litteram, costruisce tutte le campagne pubblicitarie di Mondadori per l'Italia e insieme a un tipografo, a un distributore, costruiscono una casa editrice che si chiama Idea. Però l'idea era solo di Gianluigi, non era loro. E dopo 8 numeri il giornale chiude. La Bonelli non si dà per vinto, nonostante la moglie dica: Gino, lascia perdere, non è roba per te. Dice: no, io a questo giornale vado avanti e lo faccio. Anzi, sai che faccio? Lo trasformo in un albo. Perché i giornali ai ragazzini non piacciono più, queste storie che continuano, piacciono le avventure complete. Non si rende neanche conto cosa sta facendo in quel momento. In quel momento a Roma passa una legge
per cui i giornali non hanno censura, gli albi sì. Per cui si mette ulteriormente nei casini per la seconda volta, ma non gliene importa niente, si rimbocca le maniche e fa l'editore. Fa l'editore del più bel settimanale per ragazzi di quegli anni e insieme a autori importanti come Albertarelli, Paparella e Vittorio Cossio crea i personaggi della Audace. Se posso andare avanti ancora un attimo con la presentazione... Mostraci qualcosa. Ti porto a vedere un qualcosa. Guardate qua. Questa è una balilla. Vicino alla balilla c'è un signore, si chiamava Enver Bongrani, ed era un uomo molto bravo, ma molto, anche molto presuntuoso, che pensava di essere il Disney italiano. E quel giorno si è comprato la macchina, finalmente è riuscito a comprarsi la macchina. Vicino a lui chi c'è? C'è Giovanni Bonelli, Gianluigi Bonelli, che ha affittato un abito da sera per festeggiare l'amico che si è comprato la macchina. Quindi non vanno ad una festa, festeggiano la macchina e festeggiano anche un'altra cosa. Festeggiano il primo fumetto di Bonelli, il Balilla Venturino. Per anni si era parlato delle collaborazioni di Bonelli al Corriere dei Piccoli. In realtà bastava cercare e in un'intervista Bonelli dichiara, racconta di aver disegnato il Balilla Venturino. Il Balilla Venturino è il primo personaggio vero di Gianluigi Bonelli, questo ragazzino a torso nudo, con la fezza, è disegnato da Vittorio Cossio. La foto a fianco sono i fratelli Cossio, Vittorio, quello che sta grattando la testa, e Carlo, l'autore di Dick Fulmine, nonché di Buffalo Bill, con una F sola, pubblicato per l'Intrepido. Sono a Roma nel 1942 e stanno realizzando quello che sarebbe stato il primo cartone italiano, Le avventure di Pulcinella. In realtà per un cortocircuito tutto il materiale viene distrutto e il primo cartone animato non sarà Pulcinella, ma sarà la Rosa di Bagdad. Sfogliando le pagine del libro, una cosa che mi ha impressionato moltissimo, non solo sfogliando ma anche leggendole, soprattutto i primi capitoli, è che al di là di alcune cose che tu hai raccolto a livello di documenti e quindi non erano facilmente rintracciabili, certe cose che racconti non possono che venire da un racconto raccolto direttamente dalla voce di qualcuno, perché l'incontro che descrivi nella balera, ad esempio, qualcuno te l'avrà raccontato, non eri lì come testimone, non è scritto più di tanto, immagino. No, il racconto della balera me l'ha raccontato un'amica di famiglia, della famiglia Bonelli, che è stata la moglie di Dante Daini e che insieme facevano grandi scampagnate, passeggiate, questa coppia, e quindi mi ha raccontato dell'incontro con la balera, in Albalera, di Gianluigi e Tea, e mi ha raccontato anche di questo amore infinito che lei aveva per il marito, che nonostante l'avesse tradita e poi muore di infarto, è facile capire come, lei l'ho amato per tutta la vita. E quindi queste cose mi sono state raccontate da persone, ovviamente io ho una certa età, ma non abbastanza, per visto queste cose, come vi faccio vedere una pagina dove quella alla vostra destra c'è un racconto che sono gli sparvieri del mare. Questo racconto è firmato Fernando Leoni. E Fernando Leoni è uno dei tanti nomi del premio di Gianluigi Bonelli. Inizialmente l'editore voleva che per questo romanzo ci fosse un nome altosonante, un nome importante. Bonelli non sa cosa fare, sta traducendo, lo vedete sotto, una striscia inglese, la freccia d'argento, dove il protagonista è un abile cavallerizzo. E allora si ricorda, sa benissimo che un suo coscritto che viene chiamato Ganascia, per le ganasce, le mascelle prominenti, ha vinto 8 pagli di Siena e si chiama Fernando Leoni. E allora dice, più di così lo chiamiamo Fernando Leoni. Bellissimo. Questi racconti che hai raccolto, immagino che tanti di questi in realtà li abbia sentiti anche Graziano Frediani, che per tanti anni ha lavorato veramente fianco a fianco con Sergio Bonelli, quindi chissà quanti ne avrei sentiti. Cosa ti raccontava Sergio a proposito dell'inizio dell'avventura della sua casa editrice?
Beh, la figura del padre Gianluigi era una figura importante, non ne parlavamo moltissimo. Ognuno di noi però aveva la sua leggenda personale legata a un incontro con Gianluigi Bonelli. Io ad esempio ricordavo di averlo visto dove abitava, a Milano, durante il mio primo lavoro milanese, ed era una figura simpatica, ovviamente molto espansiva, e molti raccontano tante leggende, tanti aneddoti a proposito del suo carattere esplosivo, eccetera. A me ad esempio tentò di vendere il cane, perché gli feci i complimenti per il cagnolino, io sapevo chi lui era naturalmente, quindi glielo feci con un affetto incredibile. Lui disse: sì, questo è un maschio, vuol comprare? È il mio ricordo personale di una persona specialissima. Con Sergio Bonelli parlavamo molto anche dei suoi personaggi, quindi della seconda parte della grande storia della casa editrice. La meraviglia di questo libro, che purtroppo non abbiamo qua perché è bello anche da vedersi, da tenere chiuso, perché si intuisce che dentro ci sono tante cose. Stamattina, parlando della storia del West, ho detto che è un grande romanzo americano scritto da un italiano. Questo libro è un grande romanzo italiano, ma di gente vera, di gente che ha vissuto e che ha amato quello che faceva, correndo dei rischi, vivendo magari alterne fortune e poi conoscendo un successo popolare che era meritato. Gianni è partito dall'amore, si dice che ogni storia è una storia d'amore, e questa è la storia di un amore cocciuto, testardo e ricambiato per il fumetto, per questo nuovo linguaggio che Gianluigi Bonelli scoprì pian piano negli anni 30, visto che lui nasceva, gli piaceva definirsi così, romanziere, no? Poi inventò quella bellissima definizione che è romanziere prestato al fumetto e mai più restituito, però le tracce del suo lavoro di romanziere si notavano nei primi personaggi e soprattutto nei romanzi che scriveva e che pubblicava con soddisfazione. Ma più andava avanti, più era sostanziale, gravoso l'impegno che aveva di consegnare storie a fumetti o racconti o anche strisce umoristiche per le varie riviste a cui collaborava, più si rendeva conto che veramente il linguaggio del fumetto che lui imparava a frequentare e a usare era il linguaggio della modernità, era il romanzo per persone che non vogliono annoiarsi, disse una volta, e quindi per non annoiare, visto che lui definiva i suoi scrittori preferiti a seconda del fatto che lo annoiassero o meno, e proprio per non annoiare aveva scoperto quanto era bello scrivere essenziale, quanto era bello immaginare come se fosse un film di carta e quindi disponibile per poche lire, queste storie che lui sentiva di avere dentro, che gli nascevano con grande naturalezza, anche vedendo i personaggi che lui ha creato. Si vede che prima di arrivare al western è passato attraverso altri generi, ha fatto storie poliziesche, storie di avventure esotiche, storie di esplorazioni, e si scopre anche che tutti i personaggi italiani che per dovere imposto dal regime dovevano essere i protagonisti, lui certo ottemperava a questo gravoso obbligo, però nello stesso tempo basta sfogliarli e vedere che nelle prime vignette viene presentato un italiano ardimentoso e prode, emigrato all'estero per vari motivi che comunque non gli hanno fatto dimenticare la patria, anzi lui va per svolgere un lavoro e lo fa per l'onore della patria che ha lasciato. Sono italiani, sono autarchici al 100%. Dopo poche vignette diventano personaggi d'avventura internazionale, quindi il fatto che siano italiani per forza non si nota più, e qui si vede che la sua verve di narratore era sempre più forte e travolgente al di là di qualunque obbligo ministeriale lui dovesse subire. E poi pian piano diventa questo grande narratore di storie di frontiera, ma anche al tempo stesso, sempre per la redazione Audace, poi per l'edizione Audace, per i vari nomi che ha avuto la casa editrice, un creatore di altri eroi. Negli anni 50 soprattutto il western, visto che era molto molto di moda, ma poi ne troviamo anche tanti altri, addirittura la fantascienza. Lui già negli anni 30 aveva creato i Conquistatori dello Spazio e i Dominatori, no, c'era anche un Conquistatori dello Spazio. E poi lo si vede anche quando negli anni 60,
per far lavorare un giovane disegnatore che sembrava bravo, che era, si chiamava Giovanni Ticci, scrive una storia di fantascienza, che è la storia di Judok, un Tex degli spazi, un western cosmico, che alla fine si risolve con il raddrizzatorti, che alla fine combatte contro le sette dei cinesi, che sono i nemici per eccellenza dell'avventura classica, anche di Tex, eccetera. Questo libro è bellissimo perché è pieno di storie personali, professionali, storie a fumetti, storie raccontate, ma sfogliandolo si scopre che contiene anche decine e decine di storie non ancora raccontate, che si potrebbero approfondire, quindi è veramente uno scrigno magico. Gli stessi nomi dei personaggi, quando non li abbiamo mai sentiti prima o anche solo vedendo alcune vignette, fanno venire voglia di vedere nuove avventure loro, di rileggere quelle vecchie naturalmente, ma si nota che anche di personaggi minori, non so se anche il Vanilla Venturino meriterebbe un reboot o qualcosa del genere, si può li si può usare bene perché hanno la stoffa dell'eroe, hanno la stoffa dell'avventura, perché nascono comunque, e lo si vede, con il timbro dell'avventura che aveva Gianluigi Bonelli, perché era un narratore nato. E lo stesso poi ovviamente vale per i personaggi più moderni, per quelli che ha creato Sergio Bonelli e per quelli che poi nei decenni hanno creato successivamente tanti altri autori che hanno reso grande la casa editrice. Quindi un grande scrigno di storie che veramente, soprattutto nella parte legata agli anni 40, agli anni 50, agli anni 60, quelli più pionieristici, quelli della conquista del West, dell'editoria, sono veramente molto emozionanti e li si legge come un grande romanzo e con grande soddisfazione. A proposito di timbri, però in questo caso ministeriali, una parte interessante è proprio il rapporto a cui accennava anche adesso Graziano con il Mincul Pop. Tra le pagine dei Bonelli ci sono anche le lettere che venivano ricevute dal Ministero e che chiedevano di modificare alcuni contenuti, e anche quelli sono stati recuperi. Come hai fatto? Cioè, come hai fatto? Diciamo che lo possono fare tutti, basta andare all'archivio di Stato, passarci qualche weekend e bisticciare in famiglia perché non vai a casa e tu riesci a trovare le informazioni che vuoi, insomma. Però io sono stato molto molto fortunato perché agli archivi di Stato ci sono tutti, ma dopo tutti, i documenti che lo Stato manda al cittadino, addirittura le minute scritte in stenografia dalle segretarie. In mezzo a questi documenti io ne ho trovato uno incredibile. Ho trovato una lettera che Gianluigi Bonelli manda all'onorevole Perrone, dove gli spiega per filo e per segno come si fanno i fumetti. Vuole un coraggio da leoni a scrivere come si fanno i fumetti a uno che nasce imparato come un deputato, no? E quindi ha avuto sto coraggio e gli ha spiegato che ci sono dei tempi, che è impossibile che loro si tengano questo materiale a Roma, perché sono dei tempi tecnici di stampa, non è che uno scriva un romanzo, scrive una storia, poi forse la fa disegnare, poi la fa ritoccare, la fa fumettare, la fa colorare, insomma non si può far tutto in una settimana. Ma questa spiegazione si era resa necessaria proprio perché venivano chiesti continuamente dei materiali da valutare che però non erano pronti, un problema che ci troviamo a volte noi ad affrontare oggi, non tanto per sottoporre al giudizio di qualcuno se non a quello dei lettori, ma proprio per mandarli invece in edicola. E qui però dovrebbe dire qualcosa il nostro direttore editoriale. No, allora all'epoca, come ho detto prima, se tu facevi un periodico tipo il Corriere dei Piccoli, Vittorioso, l'Avventuroso, nessuno ti chiedeva nulla, strano, tu potevi farlo. Se facevi un albo, no, dovevi presentare il Menabò a Roma, questo Menabò veniva segnato con matita rossa o matita blu, a seconda della gravità degli errori, dovevi tornare a Milano, riscrivere tutto, rimandare a Roma e ritornare. Per cui la maggior parte degli editori se ne fregava. Però in quegli anni c'erano spie, gelosie, e quindi era abbastanza difficile. A Bonelli sono arrivate lettere di ogni, minacciandolo di farlo chiudere, ma lui aveva, come dire, un po' le spalle coperte, perché aveva avuto una grossa esperienza. Faccio vedere una cosa: Bonelli ha scritto di tutto, ne ha scritto persino la Bibbia, quindi quella lì, a sinistra, lui ha sceneggiato il Vecchio e il Nuovo Testamento.
assegnato a, e quindi aveva comunque un passato con l'area cattolica, aveva praticamente rivoltato come un calzino un giornale dilettantesco che si chiamava Il Vittorioso, portandoci autori di calibro veramente eccezionale. Però ci provava in tutti i modi ad accontentare i signori del ministero, però non ci riusciva, come io non riesco, ecco qua. Allora, lui ci prova e cerca di intervenire, di aiutare a seguire le loro indicazioni, ma tutte le volte sembrava che gli andassero storte. Facciamolo passare così. Comunque, questo qua, ecco, adesso poi arriviamo anche a quello che vi volevo dire. Praticamente, allora, diciamo che nasce il giornale Audace, lo vedete, il nuovo Audace, nuovo che non porta il numero 1, porta il numero 331, perché è la continuazione della serie, e perfetto, è un giornale, è un albo giornale, dove il personaggio più importante è Furio Almirante, come raccontava prima Graziano, appunto un italiano emigrato negli Stati Uniti che poi si dimentica di essere italiano e diventa tutt'altro personaggio. Ma la cosa importante delle pubblicazioni di Bonelli è la grande empatia che lui ha nei confronti dei lettori. Empatia che lo porta a dover pubblicare per pubblicare concorsi, iniziative, ma soprattutto a scrivere la rubrica della Posta. Dai primi numeri, dove la rubrica della Posta è praticamente un trafiletto, diventano addirittura due pagine in corpo 6. E lui scrive sia parlando degli autori, parlando dei personaggi, e l'Audace è il primo giornale che ha soci in tutta Europa. Europa, insomma, diciamo vicina, ecco. Però è importante, questi lettori saranno affezionati anche durante la guerra, raccoglieranno questi bollini sperando di ricevere dei premi che probabilmente non riceveranno mai, ma insomma l'idea c'era, ecco, di portarli, come c'è stata nel dopoguerra. Questa empatia e questo rapporto, questo rispetto per i lettori, come voi sapete meglio di me, è tuttora presente in casa editrice e non è mai mancata. Mai venuto via. Tra le cose che si notano anche sfogliando questa storia così dettagliata della nostra casa editrice è che certe cose che sembrano nuove in realtà sono sempre state fatte per certi versi. Tra le cose curiose, proprio citando di nuovo Furio Almirante, è stato protagonista di uno dei primi crossover o team up, meglio ancora. È stato protagonista di un crossover, non so se volontario o meno, comunque durante gli anni 40 in Italia c'erano due grandi sceneggiatori, o meglio scrittori, Gianluigi Bonelli e Federico Bedrocchi. Per anni si è pensato che questi signori non si parlassero, invece non è vero, si parlavano, e come. E quando Bonelli è preso dall'impegno forte di andare spesso a Roma, di occuparsi di comprare la carta, insomma di tutte quelle cose che riguardano l'editore, la prima persona qui scrive a Federico Bedrocchi. Noi abbiamo trovato una lettera, che se la troviamo qua, la vediamo dov'è, eccola qua, forse sì, no. Dove chiede a Federico Bedrocchi di aiutarlo. E Bedrocchi, che è una persona estremamente precisa, prende degli appunti, gli appunti li vedete a mano in basso, e noi abbiamo trovato le pagine di Inafferrabile e di Furia Almirante dove interviene Federico Bedrocchi. Questi due personaggi si incontrano nel primo crossover della storia bonelliana, e in un momento in cui Bonelli sta per andare a riparare in Svizzera, perché diciamo che tutte le cose che aveva fatto era parecchio nell'occhio del ciclone, tra le altre cose sperando sempre di accattivarsi le simpatie dei politici, sapendo che il professor Perrone, sempre lui, era un grande appassionato di letteratura italiana, pensa di fargli un favore, in realtà questo si arrabbia tantissimo. Allora, il professor Perrone, vabbè, non è un segreto, era a libro paga da Mondadori, e quindi Mondadori aveva tante possibilità di pubblicare quello che voleva. Non so chi gliel'ha detto a Gianluigi Bonelli, che
Perrone non amava l'Ariosto ma amava Pulci. E lui cosa fa? Prende la saga dell'Orlando e decise di metterci dentro un organante maggiore. Quando arriva sul tavolo del Perrone dice, immagino, ma batterà una mano fortissima, questa roba non esce neanche se dovete passare sul mio cadavere. E queste storie non verranno mai pubblicate? No, invece sono state pubblicate e nessuno se ne è mai accorto. C'è una collana che si chiama Albo d'Oro Audace, che in realtà, come dicevi tu, le storie della Bonelli si ristampano varie volte, no? Che ristampa praticamente tutto il materiale pubblicato sull'Audace, ma in tre albi rarissimi. Io per esperienza credo che ci siano tre copie in Italia, e una l'abbiamo noi, nel senso di per essere a disposizione, mettiamola così. Grazie. Ci sono la storia del Morgante, il Morgante Maggiore, disegnata da Bertarelli e proibita dal Ministero, ma in realtà uscita nel 1943. Dopo l'8 settembre in Italia del 43 si faceva qualsiasi cosa, quindi escono praticamente queste storie. Però anche questa è una scoperta importante, perché nessuno si era mai reso conto che in quegli albi c'era un del materiale inedito. Una storia che è incredibile, prima si parlava dei conquistatori dello spazio, pensate, è una storia che sono necessari 15 anni per vederla finire, 15 anni. Questa è una storia, la prima storia di fantascienza che scrive Bonelli, la scrive chiamandoli Falchi Grigi e la pubblica su un giornale esperimento, Robinson, che due grossi editori milanesi, Vecchi e Del Duca, decidono di pubblicare ad un prezzo bassissimo, decidono di fare un giornale a 10 centesimi. Non avrà successo. E lì sopra Bonelli scrive Falchi Grigi, dopodiché li riprende per Della Casa, li riprende per L'Audace, e la storia non finisce mai. Finirà in una collana, anche quella ricca di interessi, che si chiama Collana Ragno d'Oro. In quella collana abbiamo trovato la fine dei Falchi Grigi, cioè dei Conquistatori dello Spazio, abbiamo trovato del materiale di Paparella, esatto, Graziano, e abbiamo trovato soprattutto l'unica storia di cui per anni, scritta da Bonelli, non si sapeva il nome del disegnatore. Sono state scritte tante cose, che sarebbe stato Pinco e Pallino. Alla fine io, per fortuna, in un appunto ho trovato una fotocopia della copertina, e la copertina è firmata Lino. Subito uno pensa Lino Ieva, no? Era troppo giovane. Questo signore si chiama Lino Brazzoduro ed è uno sfigato, perché non solo non è mai Lino Brazzi, non è stato mai accreditato in questa storia, ma questo signore ha ridisegnato il numero 2 di Diaboliche senza che nessuno lo sapesse mai. È stato fidato, questo proprio non è fatto suo, per cui si è messo da parte e fa il pittore. Ma in queste ricerche letteralmente archeologiche ti è stato d'aiuto anche uno che di archeologia dovrebbe saperne qualcosa, e soprattutto di archeologia del fumetto, come Alfredo Castelli? Sì. Grazie. Sono rimasto molto affascinato dal lavoro di Gianni, che so che veramente ci ha messo l'anima, sono sempre sorpreso. Poi quando tu racconti, sembra veramente che fossi presente a certe cose, perché c'era, in realtà è vecchissimo Gianni, non, come molti altri, e non invecchia mai, e forse anche uno zombie, ma non sono tanto. E che altro devo dire, se non che qua ho preso questo libro. Preso significa letteralmente preso, perché l'ho preso in redazione e non l'ho più restituito a tua propria, e non l'ho più restituito. Però sono rimasto affascinato per veramente la grande quantità di cose che ci sono, la grande quantità di invenzioni. Non posso dire molto di più di quanto è stato già detto. Io sono arrivato alla Bonelli relativamente molto tardi rispetto a questo libro. Posso raccontare per la miliardesima volta il famoso incontro con Sergio Bonelli, il quale diceva che avevo i pantaloncini corti. Non è vero per un motivo molto semplice, perché bene o male, anche quando uno aveva 17 anni, anche se una volta eravamo imbranati grandemente, più di adesso,
però non è che avessi calzoni corti, perché secondo perché io detesto i pantaloni corti negli uomini, nelle donne già mi piacciono molto di più, li accetto soltanto se li portano quelli del ponte sul fiume Kwai oppure gli inglesi di stanza in India o roba del genere, per cui io non li ho mai messi per il gusto, però Sergio ha questo ricordo, mentre io mi ricordo molto bene che lui aveva i baffi a quell'epoca, cioè, credo che esista anche una cosa. Poi, lì però non l'ho trovata perché non ho avuto tutto il tempo di leggerlo con cura. C'è stato un periodo che raccontavo, ma in assoluta buona fede, che avevo conosciuto Sergio parlando perché avevo preparato insieme a un amico Paolo Sala quella che viene considerata la prima fanzine di fumetti in Italia, poi ero andato a bussare da vari editori a cercare di venderla e Sergio ne aveva comprate tante, parecchie copie. E così ho detto che ci siamo conosciuti, pantaloni corti e tutte quelle cose lì. Poi dopo, riguardando la fanzine, per non mi ricordo che articolo, ho visto che c'era della roba, del materiale che mi aveva prestato Bonelli per fare la fanzine stessa. E allora evidentemente c'era qualcosa che non tornava. E poi ho guardato, effettivamente le mie collaborazioni con Bonelli risalivano prima, circa un anno prima, alla collana Oceano di cui si parla nel libro. E non mi sono mai ricordato come mai fosse andato lì. A quanto mi dice Gianni, mi sono proposto molto, non so come mai, ho detto io sono un grande esperto di fumetti e tutte queste belle cose, e Sergio mi aveva chiamato per farmi fare, poi fare provare a farmi fare una breve storia del fumetto italiano che è uscita, americano e poi italiano, che è uscita nelle pagine di copertina della collana Oceano. Così ci siamo conosciuti ed è stata una conoscenza, anche un'amicizia che è durata fino a che Sergio appunto ci ha lasciati, punto. Che altro dire, che sono cambiate tantissime cose da quell'epoca, perché il mondo cambia, perché cambia. Ricordo quell'epoca che sembrava veramente un salotto felice, non che adesso sia infelice, ma all'epoca c'erano quattro testate. Cosa c'era? Tex, Zagor, Mister No e poi arrivato Martin Mister. Di testate, diciamo così, importanti, usando le virgolette, perché poi magari c'era qualcosa di molto rapido che andava e fuggiva, Judas, che so io, Gil, ma duravano pochi numeri. E quindi c'era il massimo del relax, uno andava lì la mattina, faceva la chiacchierata con Decio Canzio, importante personaggio che era direttore editoriale di allora, poi si andava a bere il caffè, poi dopo c'era il pranzo insieme. Insomma, era veramente quello che Sergio considerava un'azienda artigianale ed era, secondo me, quella che per lui era la sua vera dimensione amata. La dimensione amata da Sergio era questo tipo di cose, che davvero era una forma di famiglia. Perché la tutti a me, era arrivato il disegnatore, bene, è arrivato Pinco Pallino, oggi andiamo a mangiare tutti insieme. Insomma, era davvero una cosa di carattere estremamente familiare, piacevole. Poi tutte le cose cambiano e per forza di cose, per esempio l'avvento di Dylan Dog con il grandissimo successo che ha portato ha trasformato lentamente la casa editrice in un'entità lievemente più industriale, cosa che disturbava molto Sergio, l'ha sempre disturbato. Diceva io queste cose non vorrei quasi averle perché mi piaceva tanto quando prima si stava in famiglia ed era così la questione. Beh, io ho vissuto tutti questi periodi, adesso c'è il periodo attuale che è un periodo molto diverso dei precedenti, io se posso dire la mia ne sono abbastanza soddisfatto, no, dico se posso dire la mia perché sembra molto di piaggeria il discorso, sono contento, non sono contento, non è che sono contento di tutto, ma ritengo che la Bonelli si stia facendo una serie di cose che sono positive per portare la casa editrice nel futuro. Che se ci si ferma evidentemente non è che sia una bella cosa, si rischia di rimanere bloccati. Per la prima volta la Bonelli sta aprendosi a nuovi media, a nuove operazioni, a tutta una serie di cose che nel mondo permettono al fumetto di sopravvivere, senza mai dimenticare che il fumetto però è la base, cioè non è che uno, per esempio negli Stati Uniti ormai la Marvel è diventata una ditta che produce prodotti per fare i film,
forse questo è sbagliato. In realtà una ditta che produce fumetti, un'azienda che produce fumetti dovrebbe badare come prima cosa al fumetto, cosa che farà Bonelli, e poi vedere tutti i collaterali. Io credo che questa sia una strada che ha tutti i suoi difetti, tutti i suoi problemi. Ribadisco che io personalmente non sono d'accordo sempre con tutto, ho messo i conti, mi accordo o non accordo, però le linee le linee guida secondo me sono giuste e questo non può che farmi piacere. Basta. Senti Gianni, prima diceva che mi piace raccontare storie di persone e non di personaggi. Qua abbiamo sullo schermo in questo momento due persone che per la casa editrice ovviamente rappresentano davvero tanto. Presentano il rinnovamento, la continuità. Bonelli, Gianluigi Bonelli, si stufava spesso, diciamo, si stufava delle cose, quindi non gli piaceva, quindi lascia, quando va via, lascia alla moglie la casa editrice, siamo nel 900, va via, va in Svizzera, ripara in Svizzera, lascia alla moglie la casa editrice, la moglie con il piccolo Sergio sono sfollati in Liguria, e la casa editrice in qualche modo viene manipolata da persone di cui si è voluto perdere un po' la memoria, che col nome Audace pubblicano di tutto, anche una storia apocrifa di Biancaneve. Però vabbè, la guerra finisce e Tea e Sergio tornano a Milano. Questa foto li vede negli anni 50, Sergio era militare, adesso li vedrete, cioè li vedrete a Milano, e sono in redazione a Milano negli anni 50 e stanno guardando delle tavole originali di Furio. Diciamo che per tanti anni si è pensato alla signora Tea Bonelli come una persona che di buon senso sicuramente, ma di pochissime iniziative editoriali, che avrebbe preso il materiale pubblicato dal marito e avrebbe ristampato queste storie. Non è assolutamente vero. La signora Tea aveva le idee molto chiare, era straconvinta che Furio avesse fatto il suo tempo, e non peraltro scrive a Galleppini, che si era proposto in redazione, di creargli un personaggio nuovo, ma vede in altro, oltre il fumetto, il futuro dell'editoria. Noi abbiamo trovato un documento che spero di potervi far vedere, eccolo qua, vediamo se riusciamo a farlo, eccolo. Tecnologia non ci assiste. Vabbè, allora diciamo un documento dove praticamente è un contratto. È un contratto firmato da Bertarelli e da Pedrocchi Luciano, con l'idea di fare un giornale sulla musica. E quindi il giornale esce per due numeri, di questo non abbiamo trovato traccia purtroppo, però il documento c'è ed è firmato. E quindi si occupa d'altro, cioè non si occupa semplicemente di fumetti, ma del fumetto vuole rinnovare. Rinnova l'Audace, rinnova le collaborazioni e porta in redazione due importanti autori che hanno fatto la storia del fumetto, Aurelio Galleppini e Rinaldo Dami. Rinaldo Dami era fissato, essendo fissato con i fumetti americani, voleva fare assolutamente un comic book, e gli porta una serie che si chiamava La pattuglia senza paura, di Senza paura, formato come book, ma la signora Tea non ci crede, anche perché un esempio precedente di Occhio Cupo fatto con Galleppini non era andato molto bene, lei vuole continuare a fare la Striscia, perché la Striscia in quel momento tira la grande. Tenete presente che c'era una testata che chiamava Il piccolo sceriffo, che veniva ristampata quattro volte alla settimana, raggiungendo tirature intorno alle 800.000 copie. E Tex esce in quel periodo, si accontenta di 60.000, poi cambierà più avanti, ma la Striscia era, diciamo, il successo di quegli anni. La signora Tea
veramente con grande coraggio, ne prova di tutti, anche se c'era un momento difficile perché c'era la censura, si pensava ad una censura preventiva sul fumetto e quindi era abbastanza difficile fare dei fumetti che avessero, che debordassero un attimo, insomma. E nonostante tutto ha il coraggio di pubblicare una storia che si chiama L'Uomo Ombra. Quando gli arrivano sul tavolo le prime tavole di Lino Ieva, le guarda e io penso sia saltata sul tavolo. E allora, non sapendo come dirglielo, gli dice: ma sa che non c'è troppo spazio per i fumetti? Non potrebbe ridisegnarmele? E quindi in quel momento, dopo che non c'è spazio sui fumetti, gli chiede di togliere le donnine un po' troppo ricche di curve, qualcosa di troppo violento, ma nonostante questo decide di pubblicare L'Uomo Ombra in un formato raccoltina, tipo raccoltina di text, in modo tale che fosse destinato a un pubblico adulto. Vabbè, erano brutti momenti, perché durante il fascismo c'era una chiarezza, c'era qualcuno che diceva: queste sono le regole, si fa così così e ti devi adattare. Nel dopoguerra, in realtà, questa guerra assurda tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana da una parte, che volevano comunque in qualche modo portarsi i ragazzini dalla loro parte, mette gli editori in un imbarazzo totale. E poi l'area cattolica ci mette di suo, c'è un prete che fa un giornale tremendo, che chiama Mammina Me Lo Racconti, dove va a raccogliere tutte le cose strane dei fumetti che neanche esistono. Addirittura c'è una sequenza nel libro dove praticamente si vede Pecos Bill che ha in mano un fucile e dice: se potessi ti ucciderei. In realtà, se vediamo questa vignetta, pensiamo che Pecos Bill sia un violento, ma Pecos Bill, come sapete, usava solo il lazzo. In realtà è talmente arrabbiato perché gli hanno ucciso una ragazza che dice questa frase, ma non fa nulla, non spara, però il buon prete prende, tolta dal contesto, pubblica questo. Poi vabbè, ovviamente qualsiasi bambino era diventato un delinquente perché aveva letto Tex oppure che aveva letto Piccolo Sceriffo, e quindi sono momenti molto difficili. Tenete presente che questo momento di terrore dura dal 1950 al 1958 ed è la spiegazione perché un terrorizzato Sergio Bonelli distrugga Tex. Distrugga Tex nel senso che va a censurare con una censura preventiva sua, come quella degli editori legati a un gruppo che si chiamava Garanzia Morale, tutto quello che sembrava che potesse creare dei problemi. In realtà in questo gruppo c'erano vari editori, ma gli unici editori che davvero applicano le regole sono Bonelli e Mondadori. Voi trovate delle copertine di Lembo Kid e vi chiedete come mai possono essere fatti degli interventi sui disegni, perché Mondadori e Bonelli erano gli unici due che con serietà andavano avanti, gli altri stavano nel gruppo perché si pensava che arrivassero delle sovvenzioni europee. Senti, adesso noi probabilmente come casa editrice non ci troviamo più a dover stare così attenti ad ogni singola vignetta e cosa proponiamo ai nostri lettori. Ma quante ne hai scoperte di queste cose sfogliando questo volume che già non sapevi? Lo dici tu che non lo facciamo più, no? Almeno non lo diciamo. Diciamo che ci sono state alterne vicende nel corso degli anni, no? Perché giustamente Alfredo parlava della rivoluzione industriale dopo di Landò, no? Che è quella che ha portato noi tre in casa editrice, quindi direi che per noi ha funzionato bene. Certo. E in quel momento sembrava, no, ti ricordi, alla fine degli anni 80, inizio 90, sembrava esserci tornato un rigurgito, no, di censorio, no, un'attenzione sui fumetti sempre spostata, no, su altri temi che non fossero quelli dei loro contenuti, e quindi l'esplosione di Landò ha portato anche a un'esplosione di riviste che insistevano molto sul sangue e lo splatter, e alcune hanno avuto anche molta attenzione, non di Landò stesso, però è chiaro che quando si raggiungono certe tirature l'editore poi magari si spaventa anche perché il perbenista è sempre lì con l'occhio puntato. Noi, diciamo che il fumetto ha sempre vissuto un po' di questo, quindi siamo sempre stati sotto la lente di ingrandimento di chi voleva, insomma, no, giudicare, perché siamo sempre il fratello minore, il cugino sfigato di qualche altro linguaggio più importante. Per fortuna nel corso degli anni il lavoro di importanti professionisti, fra l'altro i due che abbiamo qua, Gianni e Alfredo, sicuramente fanno parte della schiera di coloro che hanno dato dignità, lo metto tra virgolette perché è chiaro che non aveva bisogno di avere dignità il fumetto, però
è stata la storia dell'intera vita di Sergio Bonelli, no? Quello di cercare di portare il fumetto fuori dal cono d'ombra e di dargli invece una dignità che è quella che deve avere come qualsiasi altro media. Sono anche comunque volumi come questo, operazioni. Assolutamente sì, cioè, questo è, direi che è un punto fermo che la nostra casa editrice sentiva la necessità di avere, e la proposta di Gianni quindi ci ha accolto favorevolmente, e si capiva proprio la passione con cui lui ci portava le bozze mano a mano e ci raccontava quello che voleva dirci, no? Che voleva raccontarci in questa, e soprattutto veramente la prima metà di questo volume, perché quello che racconta dalla fine degli anni 60 in avanti sono tematiche che già sono state affrontate per esempio in altri libri, in altri saggi, ed è più facile avere notizie anche perché gli autori sono viventi e vicini a noi, no? E quindi invece scavare veramente nell'epoca pionieristica, perché il lavoro di Gianluigi Bonelli prima della guerra, oltre a essere uno di grande scrittore, di improvvisarsi editore, è stato proprio per inventare l'editoria fumetti in qualche modo, no? Lui e qualche altro illuminato editore. E poi con il secondo dopoguerra, dove era stato quasi azzerato tutto, ripartire, proviamo a immaginare le macerie di una Milano e di un'Italia post bellica, inventarsi di essere editore di fumetti, addirittura una imprenditrice che si inventa questo tipo di figura, no? È incredibile, cioè noi lo diamo per scontato adesso lavorando, cioè, leggendo i fumetti da sempre e lavorando in questo ambito, no? Però che veniamo da lì è veramente una storia che ha dell'incredibile e che è bellissimo cercare di ripercorrere proprio per arrivare alle radici, no? Da dove siamo partiti, quello che è la Bonelli di adesso fonda le sue radici in questo, nella cocciutaggine, sicuramente nella bravura incredibile, anche credo in una certa dose di fortuna, no? Perché come in tutte le cose che poi funzionano c'è anche questo, no? Ma la cocciutaggine di uomini e di donne, mi fa molto piacere, no? Di poter dire che noi abbiamo, certo, no? Un'imprenditrice che ha portato il fumetto a quello che è oggi. È una figura modernissima. Assolutamente. E poi chiaramente la figura di Sergio Bonelli, straordinaria, che da metà degli anni 50 l'ha portato fino alle varie rivoluzioni che ricordava Alfredo, e di cui noi adesso cerchiamo di proseguire il discorso, perché appunto il mondo cambia, i tempi cambiano, ci si adatta anche volentieri perché ci piace esplorare nuove dimensioni, però come dicevo, le nostre fondamenta, le nostre radici sono sempre lì e vengono da lì, è la prosecuzione di una grande storia. Siete, tanto grazie, il nostro tempo sta finendo, dobbiamo chiudere con l'ultima domanda per Gianni. Come definiresti i Bonelli? Il libro? Una gran faticaccia. I Bonelli? Allora, in redazione c'è un bellissimo dipinto di Ferdinando Tacconi che illustra la figura, cioè Bonelli, Gianluigi, Tea e Sergio. Io però ho sempre pensato che i Bonelli, e oggi più di ieri, siano i quattro assi dell'audacia: chi ha creato l'azienda, chi l'ha costruita, ricostruita con grande coraggio, come la signora Tea Bonelli, chi l'ha portata ai livelli che oggi noi conosciamo, e chi ha altrettanto coraggio come la nonna, quindi Davide, la sta conducendo verso il futuro. E allora questa immagine, che ha quasi 60 anni, mi sono permesso di modificarla. E perché te ne possa ricordare, Marina deve darti una cosa. È fatta vedere. Allora, bene,
Allora adesso direi che è il momento di ringraziare ancora una volta i nostri ospiti. Un'esortazione anche da parte nostra di Lucca Comics è quella di poter avere lettura di questo libro, quindi andate allo stand Bonelli, perché effettivamente quello che ci sta consegnando adesso Gianni non è soltanto un libro, ma ci sta consegnando alcune figure che hanno fatto un pezzo della storia precedente alla nostra e sicuramente un pezzo della nostra. Di fronte a questa, diciamo, bellissima, diciamo, situazione in cui una casa editrice sta percorrendo sentieri nuovi senza dimenticare quelle che sono le proprie radici, direi che un libro come questo possa essere sicuramente un punto d'arrivo, ma ancor più sicuramente un punto di partenza. Quindi ringraziamo Graziano Frediani, Gianni Bono, Alfredo Castelli, Michele Masiero, Luca Del Savio. Un applauso a tutti gli altri. Sì, c'è un contributo di una persona al volo, Stefano Bidetti. Il nome non è importante, sono un lettore Bonelli di 57 anni. Volevo solo aggiungere una cosa, una creazione dei Bonelli, che di cui non avete parlato, sono i suoi lettori. Sono dei lettori molto particolari, a parte che si ritengono facenti parte della famiglia Bonelli a tutti gli effetti, e poi sono un tipo di lettore forse che deve le sue caratteristiche a come da Bonelli ha gestito nel corso di decenni la sua attività, e quindi grazie. Mi sembra giustissimo, è un cerchio che si può chiudere così. Grazie di nuovo e arrivederci.